Ma questo fra è un condominio, eh? Citofono solo. Un citofono solo questo? Porca miseria. Dai, questo è 33. Questo fra ci sbrana. Sicuramente vi starete chiedendo perché io e Money stiamo suonando a un campanello di una casa sconosciuta. Ebbene ragazzi, mettetevi belli comodi perché quello che vi voglio raccontare oggi è qualcosa di incredibile. Come ci è stato rubato un pacco con dentro più di 2000 euro di roba. Dovete sapere che qualche settimana fa io e Money e Ussa aspettavamo l'arrivo di un mega pacco dentro alla Stream House, ovvero un pacco con dentro tutta l'attrezzatura che ci serve per il podcast appunto che stiamo per andare a riprendere. Perciò mi raccomando ragazzi, se non vi siete iscritti al canale Stream House, dove facciamo uno dei podcast più belli e divertenti che siamo mai riusciti a fare, mi raccomando iscrivetevi e non perdetevi le prossime uscite del podcast. In poche parole ragazzi, stavamo aspettando questo pacco già da diversi giorni finché non ci è arrivato un audio dal nostro manager, ovvero dalla nostra agenzia. Ciao Tech, per quanto riguarda il pacco e il gatto, guarda che qua mi dice che l'hanno ritirato, anche il cliente mi ha detto che l'hanno ritirato. Se voi mi dite che non avete preso nulla, mi sa che ve l'hanno fregato. Dovete, cercate magari di andarlo a recuperare, è a 6 minuti da voi, non so chi ve l'ha preso. Provate a fare un salto lì e capire un attimo la situazione. Non credo che sia un condominio, penso che sia una villa. Si tratta comunque anche lì di un sacco di roba figa per la Stream House che potrebbe esservi utile lato il gatto, e lasciargliela a quelli lì mi sa che non è l'ideale. Quindi andate a recuperarla, per favore. Come miglior modo di iniziare la giornata se non con un audio del genere, dove venivamo informati che il pacco che stavamo aspettando già da parecchi giorni c'era appena stato rubato. Ragazzi, sono abbastanza nervoso e abbastanza incazzato perché ci hanno chiamato i ragazzi della nostra agenzia e ci hanno detto che in pratica è stata sbagliata la spedizione che hanno fatto del materiale appunto per il podcast e di altre cose che ci servono. È stato semplicemente mandato a un cap diverso, abbiamo controllato l'indirizzo a cui queste cose qua sono state mandate, e queste cose sono state mandate a un indirizzo che dista a circa 6 minuti da qua. Il problema è che quando tu vai a controllare chi ha ritirato il pacco, c'è scritto che il pacco è stato ritirato dalla persona che si è qualificata appunto con il mio nome. In pratica una persona che ha ritirato il pacco si è finta per me, perciò quando è arrivato il corriere a dare i pacchi, dovrebbero essere un bel po' di pacchi del materiale appunto del podcast, questa persona si è appropriata dei pacchi spacciandosi appunto per me. Solitamente quando a me arriva una spedizione che non è mia, dico no guarda non sono io, e non ritiro il pacco a nome di un altro. In questo momento sono abbastanza nervoso perché quello che vorrei fare è semplicemente prendere la macchina, partire, andare insieme a Money che è più arrabbiato di me. Mamma mia che bei calzini che hai, Money, te lo giuro, fai dei calzini che spaccano, sembri che vai in giro scalzo. Dobbiamo, bravo 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 bravo, prendi quella fra e andiamo adesso a vedere. Guarda, questo qua. No, non sparare che poi mi devo cambiare. Stai fermo sto coso qua. Oh, bravo, bravo. Oh, andiamoci a prendere ciò che è nostro. Let's go. Ma non è finita qua, perché oltre a quel pacco che stavamo aspettando c'erano altri due pacchi, ma belli grossi, tipo bancali, che stavamo aspettando. E fino a quel momento non avevamo avuto notizia. Però ad un certo punto ci è arrivata una chiamata. Ehi Tech, guarda che dovresti aver ricevuto una chiamata da parte della tizia di FedEx, che sono arrivati i monitor super mega fighi che stavate aspettando. E andateli a prendere, non lasciateli lì, mi raccomando, fate il prima possibile, così avete dei monitor della Madonna per la Stream House. Perciò in un'unica giornata non dovevamo recuperare solamente un pacco, va bene, un pacco e due bancali di roba. Un minuto fa mi ha chiamato una ragazza che si vede che lavora con FedEx. In pratica questa ragazza qua ha detto che bro, this is mine, bro, bro, please, please. Mamma mia ragazzi, ovunque sono banconote ragazzi, Money se le prende. Ci ha chiamato questa ragazza qua che lavora in FedEx, che sarebbe appunto la ditta uguale Bartolini eccetera eccetera che spediscono. Ci ha chiamato ragazzi e ci ha detto che non riescono a consegnarci il blocco di merce intestato a mio nome. E il problema che io gli ho detto, ma come mai non riesce a consegnarcelo? Ha detto che non avevano a disposizione per scioperi il furgone che ha quel braccio per appoggiare tutto l'imballo di roba. Ma io gli ho detto, ma scusa, saranno dei pacchi, sarà poca roba, magari è un gift di qualche azienda eccetera eccetera. No, ha detto che è un pacco, è un bancale che pesa 40 kg, più ce n'è un altro che pesa 10 kg. Ma la vera domanda è, ma chi ha ordinato questa roba qui? Io non lo so. Un bancale di 40 kg. Noi andiamo a prendere tutto, noi oggi usciamo, andiamo a prendere tutto quello che è nostro. Ci andiamo dal tizio che ritira, bravo, andiamo a ritirare la nostra cosa che ha preso quel tizio, e se non me li dai entro fino a casa sua e prendo tutto quello che è mio. Poi andiamo da quell'altra che gli diciamo 40 kg, me ne prendo un braccio, me le porto solo a casa mia. Poi gli altri 20 me li metto in tasca e li porto anche quelli. Quindi adesso andiamo, perché basta, sono le 3.
Voglio prendere tutto quello che è mio. La vera domanda è: che cosa c'è in questi pacchi? Nel primo pacco che si è preso il tipo che ce l'ha rubato, so già che cosa c'è lì dentro. Ci sono alcune cose di Elgato veramente fighissime, ragazzi. Ci sono i bracci nuovi del microfono del podcast, e ci sono le schede di acquisizione, qualcosa di veramente figo. 4 ce ne sono, più i bracci, ragazzi. Si è veramente preso più di, fate conto, tipo 3.000 euro di roba questa persona qua si è presa e ci ha rubato. Perciò adesso andiamo innanzitutto a suonare questa persona e capire dove cacchio è sta roba qua. E poi sono curioso di andare a vedere questo pacco enorme di 40 kg più uno da 20 di questi bancali, di cui io non so assolutamente nulla. In poche parole, su 3 pacchi che dovevano arrivare in Stream House, nemmeno uno è arrivato a destinazione, e non ci restava altro che fare in modo di recuperare tutti e 3 i pacchi nella stessa giornata. Ora che abbiamo la conferma che anche il bancale enorme, attenzione, sono 2 bancali enormi, sono nostri, adesso cerchiamo di andarli subito a recuperare da FedEx in sede a Bologna. Perciò adesso andiamo direttamente lì e vediamo effettivamente quanta merce c'è e come facciamo a prenderli, e soprattutto se riusciamo a incastrare tutto quanto nella mito, perché la mito non è che sia quanto grande, essendo che siamo già in 3, che con noi c'è anche Usa. Adesso andiamo a prendere tutto. Iniziamo già adesso con i problemi, ragazzi, perché... Ma vaffanbagno. E secondo voi poteva filare tutto liscio come l'olio? Ovviamente no. E si inizia già, ragazzi, con i problemi, perché la tipa che mi ha chiamato di FedEx, io ho provato a richiamarla e non mi risponde. Il problema qual è? Che non mi ha detto esattamente in quale filiale stanno, essendo che qui a Bologna abbiamo circa 8-9 filiali. Filiali? Bravo. Abbiamo circa 7-9 filiali di FedEx. Perciò adesso quello che faremo è andare a quella più vicino a noi. Una volta arrivati là daremo tutti i nostri dati per capire dove è situata, in quale filiale è situata esattamente il nostro pacco, i nostri 2 bancali con appunto dentro i monitor. Mamma mia, ragazzi, ogni giorno 1000 avventure. Però, ragazzi, sinceramente ci tengo ad avere subito questi monitor, prima che magari prendano delle pacche o altro, prima che vengano disintegrati in mezzo a super mega altri pacchi. Ovviamente è un mio timore. Basta con sto biscotto, non voglio il biscotto. Andiamo. Fortunatamente la filiale più vicino a noi distava semplicemente 6 minuti, ma infatti era troppo bello per essere vero. Raga, siamo venuti fino a qui perché c'era scritto che qua c'era una filiale, ma io non trovo nessuna filiale. Anzi, l'unica cosa che trovo è questo ufficio nuovo. Si vede che prima qua c'era una filiale di FedEx e attualmente non c'è più. Perciò niente, ritorniamo in macchina e cerchiamo un'altra filiale per chiedere informazioni di dove è il nostro pacco, essendo che non sappiamo ancora in quale filiale esattamente si trovano i nostri 2, aspetta, com'è che li chiamano, i nostri 2 bancali, addirittura sono 2, sono giganti. Avevo già messo in conto che avremmo sicuramente perso un'ora di tempo solamente per trovare la filiale giusta dove andare a chiedere informazioni. Ma fortunatamente da lì a poco mi è arrivata la mail di FedEx con scritte tutte quante le informazioni, compreso l'indirizzo della filiale giusta. Ok, ragazzi, finalmente ci è arrivato l'indirizzo giusto e adesso non ci resta che andare, sta esattamente a 21 minuti da qua, perciò in totale ci metteremo circa 40 minuti tra andare e tornare. Perciò alla fine, tra una cosa e l'altra, un'ora l'avremo persa sicuramente. Andiamo, ragazzi, perché sono super mega curioso di vedere questi 2. Oh, mi scordo sempre come si chiamano questi 2 bancali. Ecco, questi 2 bancali. Oh, cazzata, monitor, oh, sarà... hanno detto così: un bancale è 40 kg, l'altro è 10 kg. Ma è un bancale? Sai che cos'è un bancale? Fra, è un metro e 10 per un metro e 10. E infatti, per questo che loro non ce l'hanno consegnato a casa, perché dicono che. Ma non può, è troppo un grosso, non può contenere, serviva, 40 kg. E serviva un furgone con il braccio in grado di alzare da sé. Oh, magari adesso andiamo fin là, poi vediamo che la roba è veramente grande, ragazzi. Andiamo e, la mia, e ci tocca prendere 2 auto. Adesso vediamo, vediamo. È una sorpresa. Ricordatevi che dovevamo ritirare da FedEx ben 2 bancali. Uno da 40 kg e l'altro da 10 kg. E mi raccomando, tenete bene in mente questa informazione. Raga, siamo arrivati adesso. FedEx è veramente gigantesco. Guardate, ragazzi, quanto cacchio è gigante. Dimmi. Dammi un documento. Ok, adesso diamo i documenti così poi ci fanno entrare. Adesso dobbiamo entrare qua dentro, ragazzi, dare il numero della spedizione, i nostri dati, e ci dovrebbero dare tutti quelli che sono i pacchi nostri, 2 bancali enormi. E dopo aver fatto circa mezz'ora di fila, eravamo ancora a fare la fila. Avete mai visto un duro così, ragazzi? Guardate la posa da duro, ragazzi. La posa da duro veramente, che è qui, che aspetta lì al bancone. Tira fuori il ferro. Tira fuori il ferro, ragazzi. Yo, you know, bro. E qua abbiamo l'altro duro che lo guarda male. Guarda, mettiti con lui. Mamma mia, che duri.
Che due. Oh. Eccoli qui, ragazzi, i due bancali. In pratica uno era composto da questi due pacchi qua, che in verità sono due lì e uno lì, e questo invece è un altro bancale. Perciò erano tutti sopra a quei legni là, che li abbiamo tutti quanti smontati. Adesso andiamo a caricare tutto quanto in macchina. E dopo un'altra mezz'ora finalmente avevamo davanti a noi i due bancali. Let's go, guys. Dovevano essere di 40 kg. Ma lo sai che secondo me pesano effettivamente, però noi di che pensavamo che erano chissà che grandi comunque. Però alla fine non sono chissà che grandi, cioè pesano. Però che quando ho sentito 40 kg, ragazzi, pensavo che fossero enormi. Effettivamente, però, lì dentro ci sono solo ed esclusivamente i monitor nuovi della Streamhouse 3.0. Effettivamente erano due bancali, uno da 40 kg e uno da 10 kg. Semplicemente in uno c'erano 4 monitor, 10 kg per ogni monitor, e nell'altro c'era semplicemente un monitor. I chili erano giusti, solamente che nella nostra immaginazione, quando si parla di bancale, si pensa a qualcosa di enorme. Effettivamente erano semplicemente 5 monitor dentro alle loro scatole, perciò il peso era giusto. Sono le dimensioni che ci hanno fregato. Scrivetemi qui sotto nei commenti se anche voi la pensavate come me. Ora andiamo a caricare tutto quanto dentro. Guardate, Ussa, che duro, ragazzi, Ussa. Entra? Sì, ci entra, vai. No, vai. Allora. Due già qua ci stanno. Perciò un altro adesso lo andiamo a mettere direttamente lì. Buoni, ragazzi, sempre un duro. Ok. Allora, io, ragazzi, per il momento sto filmando i trucchi per non lavorare. Okay. Filmare. Ehi. Questi sono quelli migliori, fratello. Qua ci giochiamo sta staccata faroce uno a testa. questi GTA, frate. Vedi. 240, boh, non so gli hertz. Non mi ricordo gli hertz, fra. Fortnite, Call of Duty, ogni gioco qua. Mamma, ragazzi, qua c'è l'oro. L'oro! Allora adesso ragazzi vediamo come incastrare tutto. E come al solito abbiamo dovuto fare un po' di Tetris per riuscire a incastrare tutto quanto. Ed effettivamente siamo riusciti ad incastrare tutto quanto. Alla fine questa è la situazione. Siamo riusciti a incastrare un totale di 1, 2, 3, 4, 5 monitor nuovi da gaming, ragazzi, esplosivi. Arriviamo a casa, spacchettiamoli, vediamo com'è la situazione, come sono. Poi dopo vi do tutte le caratteristiche, perché so già che mi starete già chiedendo. Non voglio il biscotto. Sto maledetto biscotto. Non lo vogliamo il biscotto. Io so già, ragazzi, che sarete già lì a chiedere che monitor sono. Perciò vi lasciamo tutto quanto in descrizione. E poi dopo dobbiamo anche andare a casa del ladro che ci ha rubato il pacco per andarci a riprendere ciò che è nostro. Wey, capo, dove stai andando? Capo, keep calm, bro. Ma la vera domanda è, essendo che erano semplicemente 5 scatole di 5 monitor, perché i corrieri non sono riusciti a portarcele direttamente a casa e avevano bisogno di questo braccio legato a questo furgone? Sinceramente, ancora oggi, ragazzi, non me lo spiego. Bologna, come sempre, in tangenziale, non ci delude mai. Senza paraurti? Dov'è? Ui! Ma che duro è questo, ragazzi? Questo è veramente un duro. L'auto diventa più leggero, non più forte. Hai capito lui? Allora facciamo diventare anche la nostra una naked. Arrivati a casa, ragazzi, abbiamo appena scaricato la Mito. Adesso andiamo a portare. Non lo voglio il biscotto, non lo voglio. Nuovi monitor. Guardate qua, ragazzi, guardate qua, semplicemente qua. No spoiler, perché vi farò vedere tutto quanto dopo, una volta che cominceremo a montarli tutti. Anche perché non è ancora finita la missione, dobbiamo ancora andare a recuperare dei pacchi, andando a suonare proprio a casa delle persone che si sono intascati questi pacchi. Due pacchi, ovvero i due bancali, siamo riusciti a recuperarli nel giro di circa 2 ore e mezza. Ci mancava solamente recuperare l'ultimo pacco, ovvero il pacco rubato. E per recuperarlo dovevamo andare direttamente a casa del ladro. Secondo voi, quale situazione avremmo trovato? Raga, abbiamo messo la posizione. Andiamo, vediamo. Io l'unica cosa che spero è che vivamente non sia un condominio, perché se è un condominio tu vedi che ti metti a suonare a tutti quanti a chiedergli di sto pacco. Pure chi ce l'ha ti potrebbe dir di no, ma questa problematica ce la possiamo avere anche magari se è una villa. Tu suoni, basta che ti dicono cioè, no, non guarda, esiste, non ce l'ho, no. E fine, cosa fai dopo? Non cosa esiste, fai? No, entro, posso entrare a casa? Sì, secondo te ti fanno entrare? Ci scusa, per favore, dai, fai entrare. Allora, secondo te, il ladro, no? Ha preso il pacco, no? Ha visto che dentro c'era della roba bella interessante. Metti caso che anche magari giochi ai videogiochi, eccetera, capisce subito che è roba da gaming, è roba da studio, ok? Sì. Una volta che se la tiene, tu, anche se li vai a suonare, lui ti può benissimo negare. Una volta che te lo nega, tu cosa fai? Lo vai a denunciare? Aspetti due io anni vado per a ritracciare ricevere il bastone. No, vado a ritracciare bene il corriere. Prendo il corriere e gli dico: vieni, corrieri, vieni bene. Questo è il signore che le ha dato le cose. Voglio la mia roba. Sei auguri, sai. Secondo me sta roba, fra, se allora, se non trovi delle persone oneste che ti dicono: sì, effettivamente il pacco sta qua, ce l'abbiamo noi, tieni, eccolo qua, a posto. Fra te non lo riceverai. Ma sai quanti pacchi vengono rubati?
Sì. Ma non è mica la prima volta, me. A me succede tipo a casa mia, no? Che abito in un condominio. Magari a volte mi diceva che il pacco è consegnato, soprattutto nel periodo del Covid, che sì, il corriere non saliva su, ma suonava e ti appoggiava il pacco e chiudeva la porta prendeva. E se ne andava. Passa qualcuno, fratello, lo piglia. Ciao, auguri. Scrivetemi qui sotto nei commenti se anche voi questa cosa è capitata, oppure se continua a capitare. Auguri proprio, fra. Cosa fai? Suoni alle persone in casa? Dammi il mio pacco, no, ce l'hai tu. Non hai la certezza che ce l'ha lui. Capito? Noi sappiamo adesso solamente l'indirizzo di chi potrebbe aver preso questo pacco. Poi magari vai lì e ti dice: no, guarda, io non ho preso questo pacco qua. Andiamo a sinistra. Sì, sinistra. Vediamo adesso che cosa si inventerà. Andiamo là, ragazzi. Una volta che siamo là, vediamo. Ci tocca litigare. Vediamo com'è la situazione. Andiamo a casa del ladro. Andiamo a litigare. A litigare, ragazzi. Perché dentro, ragazzi, guarda, è veramente. Ma tolgo l'orologio che non si sa mai che mi faccio male con l'orologio. Vabbè, dai, speriamo in bene. E dopo circa 6 minuti ci siamo ritrovati in questa stradina senza via d'uscita di fronte a una villetta. Ragazzi, siamo arrivati nel posto giusto, cioè dovrebbe essere questo. In questo momento c'è Moni che è andato avanti. La scritta carabinieri. Ma non è che ce l'hanno rubato i carabinieri il pacco? Più passava il tempo e più mi rendevo conto che il pacco non l'avremmo mai e poi mai recuperato. Cacchio è sto posto qui? Mentre c'è Moni che è già andato avanti e lì che sta controllando. E quello? Il civico dovrebbe essere questo, ragazzi. Money era partito in sesta e voleva subito andare a suonare per affrontare il ladro. Invece io quello che volevo fare era semplicemente studiarmi ancora di più la situazione, perché nessuno poteva sapere chi poteva uscire da quella casa. Aspetta, aspetta, ma questo è un condominio, eh? Un citofono solo. Un citofono solo questo? Porca miseria. Dai, cos'è, 33? Per me c'è un gattino, un cane. Ma proprio nel momento che stavamo perdendo ogni speranza di poter recuperare il pacco, ci è arrivato un messaggio dal nostro manager. Ehi Tech, alla fine siamo riusciti a recuperare il pacco, quello lì che era stato perso, che aveva ritirato un'altra persona a un altro indirizzo. E mi ha chiamato una signora dicendo che appunto ha trovato questo numero sul pacco, però il pacco non era suo e quindi a chi doveva darlo. Riesci a passarlo a prendere? Dovete passarlo a prendere perché c'è pieno di materiale di Elgato e hanno un valore abbastanza alto. Se riuscite ad andarlo a prendere sarebbe top, perché è tutto materiale per il vostro studio di podcast. Una volta sentito questo audio, ragazzi, ci siamo sentiti subito sollevati, perché ciò voleva dire che il pacco non c'è stato rubato, ma semplicemente il corriere ha lasciato lì il pacco, essendo che non aveva trovato nessuna casa, e questa signora ha preso in custodia questo pacco. Non so però perché effettivamente la signora ci ha messo qualche giorno a chiamare il numero sul pacco, perché magari se l'avesse fatto subito, sicuramente uno il pacco l'avremmo recuperato molto prima, e seconda cosa, non pensavamo assolutamente che il pacco era stato rubato, ma semplicemente è stato preso in custodia da questa signora. Di conseguenza, una volta che abbiamo sentito quest'audio, abbiamo suonato. Salve, volevamo chiedere un'informazione. Ci hanno comunicato che un pacco nostro è arrivato qua per sbaglio. Ok, grazie. Ma che passa? Non voglio sentire quanto sei bello. Guarda lì che c'è un bel gattino. Ragazzi, sembrerebbe che la situazione sia easy. Ci hanno aperto, però noi non entriamo. Dove vai? Che ti sbrana, bro. Ma guarda che sta aspettando solo che entri. Ti dice pronto? Entri quello, fra, vedi che ti muore. Oh, comunque la situazione... Ti senti il gatto, fra? Ma parla questo gatto. Questo gatto parla. Cioè il gatto, ragazzi, veramente che sta parlando. Bella. Top. Oh raga, è stato più facile del previsto, sinceramente pensavo che magari avremmo trovato delle difficoltà, però fortunatamente ci sono ancora effettivamente delle persone oneste. Brave e oneste. Guardate qua il pacco bello grosso, ragazzi, bello grosso, enorme sto pacco, let's go. Adesso andiamo, ragazzi, ce lo portiamo a casa e mi raccomando, non perdetevi il vlog di domani, perché questo pacco, ragazzi, verrà aperto direttamente domani. Invece tutti i monitor sono a casa, perché adesso li andremo a distribuire per le varie postazioni e di conseguenza li andremo a montare. Perciò non perdetevi anche l'unboxing che facciamo non appena arriviamo a casa. Ma prima di arrivare a casa mi sa che io ho un po' fame. Anche tu? Sì. Direi che è arrivato il momento di andare a mangiare, no? Sì. Let's go. E mentre Usa, ragazzi, ci ha abbandonato a metà missione. A metà missione, che quando le cose si sarebbero messe male e avremmo avuto bisogno magari di qualcuno bello grosso che va in palestra, noi invece Usa ci ha abbandonato. Ha abbandonato i due mingherlini
che se si metteva male, ragazzi, pa! Falli vedere, due scambi, falli vedere. Ui. No, ragazzi, troppo. Una volta recuperato il pacco, c'è tornata anche tutta l'allegria che magari in quelle ore di ricerca avevamo perso. Dopodiché siamo semplicemente andati a cenare, ma adesso è arrivato il momento di vedere la cosa che tutti voi stavate aspettando, ovvero l'unboxing e il montaggio dei monitor. E finalmente, ragazzi, ci siamo. Nel mentre ho smontato entrambi i miei monitor vecchi, perché è arrivato finalmente il momento di installare i due monitor nuovi. Il monitor principale nuovo, ragazzi, sarà marca AOC, serie Agon Pro, ragazzi, 27 pollici. Anche gli altri due monitor che avevo, ragazzi, sono del AOC, ok? Perciò è una marca che funziona un sacco, ha dei bei colori. Tra l'altro questo è 27 pollici. Gli altri due monitor che avevo non erano 27 pollici, ma erano 24. Perciò questi, entrambi questi due nuovi monitor, sono 27 pollici, perciò sono un bel po' più grossi e ci sta di più. Pannello OLED, perciò, ragazzi, i colori si vedranno ancora meglio. HDR è presente, di conseguenza avrà appunto dei colori belli dinamici, soprattutto il nero e soprattutto i colori super mega sparaflesciati. Ma non è finita qua, perché ha 0,01 millisecondi di risposta. E tutto ciò, ragazzi, con 240 Hz rispetto a quelli vecchi, ragazzi, che erano 144 Hz. Di conseguenza questo sarà il monitor principale. Invece questo sarà il monitor secondario, Philips Envia serie 5000. Anche questo, ragazzi, 27 pollici. Questo invece ha un pannello IPS, ovvero è anche quello un pannello super bellissimo, che utilizzano soprattutto i grafici, appunto, per fare le copertine e per lavorare con Photoshop. Perciò, ragazzi, sarà perfetto. Il secondario, ragazzi, invece avrà 144 Hz, perché è quello che ci servirà appunto per lavorare con Photoshop e leggere anche la chat mentre saremo in live. Detto ciò, ragazzi, due nuovi monitor, entrambi 27 pollici, entrambi spaccano di brutto. Andiamo a installarli. È arrivato il momento un pochino ASMR, che però devo già fermare perché mi servono due mani. Imballaggio molto fatto bene, qua c'è il suo braccio, qua c'è la sua base, questo è l'attacco dietro del monitor e questa è la scatolina con tutti i cavi. Dentro vi danno anche in dotazione il cacciavite per appunto andare ad avvitare tutto, e abbiamo sia un cavo DisplayPort e sia un cavo HDMI. Ho montato tutto il monitor, quello che vi rimane fuori, ragazzi, è questo, che è l'attacco per dietro, che è differente, ovvero se lo volete appendere al muro c'è anche il suo attacco VESA, perciò potete sia usare sul piedistallo suo e sia appunto attaccarlo a un muro. E ora passiamo ad aprire il secondo. Anche a questo gli diamo il suo momento ASMR. Attenzione, come è fatto? Ah, ok, questo si alza, che è semplicemente una protezione. Ed eccolo qua, ragazzi, che lo troviamo già qui. Perfetto, bomba. Mi sono accorto solo ora di averlo aperto al contrario, perciò qua abbiamo la base, il braccio. Andiamo a montare tutto quanto. E anche questo al suo interno andiamo a trovare sia un cavo HDMI, sia un cavo DisplayPort e la sua alimentazione. Entrambi i monitor, ragazzi, sono stati installati. Guardate qua che bomba, raga, è incredibile. Tra l'altro ho attivato in entrambi l'HDR. Guardate appunto come si vedono le luci fortissime, con anche il contrasto con il nero, ragazzi. Questi colori non sono mai stati così. Tra l'altro qua ho attivato anche il Crosshair, che lo potete attivare anche su tutti gli FPS. Anche questo ha il Crosshair e, raga, cioè, è qualcosa di assurdo, veramente. I colori sono incredibili. Guardate qua, in questo momento c'è Dragon Ball Sparking Zero. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Tanta roba. Tra l'altro qua vi lascio tutte quelle che sono le specifiche. Questo qua è il monitor principale, un monitor 2K OLED, ha anche il G-Sync 240 Hz, 0,01 millisecondi di risposta, ha sia due cavi DisplayPort e un cavo HDMI. Da quest'altra parte sono queste qua le specifiche, ovvero è uno schermo IPS 144 Hz, ha il FreeSync, questo che è della AMD, anche questo HDR, sia il primo che il secondo, e questo qua 240 Hz, questo qua 144 Hz, entrambi 27 pollici. Raga, è qualcosa di incredibile. La postazione è da un sacco che non l'avevo rinnovata in questo modo. E finalmente, grazie a questi due schermi, anch'io sono entrato effettivamente nel 2024 per quanto riguarda gli schermi, risoluzione, HDR, salto di qualità. Mi raccomando, vi lascio qui sotto in descrizione tutti i dati, tutti i link per questi due monitor, se appunto siete interessati. E mi raccomando, tenete d'occhio, perché in questo periodo qua cominceranno anche gli sconti, essendo che tra poco è Natale. Detto ciò, ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi piacciono questi due monitor, qual è la marca dei monitor che avete voi e soprattutto quanti hertz e che tipo di pannello avete. Detto ciò, ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui nella Stream House 3.0. Ciao.
Ah sì, mi sono scordato una cosa. Entrambi hanno le casse, perciò finalmente posso far sentire sia le cose che i video editing, nel mentre appunto che sono qua senza dover far passare ogni volta le cuffie. Let's go!